Finance TV Week solo sulle fonti TV, solo sulle fonti TV avete la possibilità di seguire in un'intera settimana tutti gli approfondimenti relativi a più ambiti, a più settori, a più considerazioni dopo l'emergenza coronavirus. Questa è appunto, come avete visto dalla nostra sigla, è la Finance TV Week. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni del caso. Si parla nel main event di questo pomeriggio, quindi nell'evento portante, di una nuova finanza in un mondo diverso, quindi lo scenario della finanza aziendale. Le spinte verso un nuovo modello integrato. In particolar modo vi mostro appunto la sezione dedicata a questo pomeriggio. Noi stiamo parlando di come si possa gestire la ripartenza, il mercato degli NPE nel contesto post-Covid. Io volevo mostrarvi, perché poi partiremo anche da alcuni dati che ci stanno un po', utilizzo questa espressione, martellando, quelle rispetto al PIL, alle previsioni del PIL, del prodotto interno lordo nel nostro paese. Chiaramente sono decisamente deprimenti. Una notizia uscita poco fa ci dice che per Prometei al PIL dell'Italia cadrà del 10,1 quest'anno, per poi vedere un rimbalzo del 5,9% nel 2021, che di per sé potrebbe sembrare una buona notizia, ma se continuiamo a leggere, capiamo anche che bisognerà attendere addirittura il 2025 per tornare ai livelli che il paese registrava prima dell'esplosione della pandemia del coronavirus. E devo anche sottolineare come questo 10,1% di previsione di caduta del PIL è confortante rispetto ad altre previsioni che addirittura sono più elevate. Addirittura si parla del meno 12% quest'anno del crollo del PIL. Quindi tutto questo cosa porta? Porta a un problema di liquidità, a un problema di insolvenza, e direttamente ci catapulta nel discorso che stiamo facendo oggi. Quindi che cosa potrebbe succedere, per esempio, alle imprese che erano già in crisi? Questa è una buona domanda, un buono spunto da cui possiamo partire. Allora, intanto io saluto i miei relatori per questa tavola rotonda, a partire da Massimiliano Bonamini, Managing Partner, Studio Bonamini and Partners. Benvenuto, grazie per essere qui. E Buongiorno, grazie per l'invito. saluto anche Massimo Racca, CEO, Gruppo General Holding, che controlla General Finance, una società di factoring specializzata proprio nel finanziamento delle imprese in crisi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, Raka, parto proprio da lei, visto che parliamo di aiuti alle imprese in crisi, riagganciandomi a quanto sostenevo poco fa, per cercare di capire come si può superare questo momento di impasse. Intanto, quale eredità ci lascia questo Covid-19 e soprattutto qual è l'impatto delle misure che sono state messe in campo dal sistema nei confronti degli UTP? E poi le aggiungo anche la sollecitazione che facevo poco fa, cioè cosa potrebbe succedere alle imprese che già erano in crisi, che già navigavano in buone acque prima dell'emergenza coronavirus. Ecco, facciamo un'introduzione di questo tipo. Grazie, sì, certamente il Covid ci lascia una gravosa eredità di riduzione del PIL. Lei ha già accennato come taluni osservatori stimino la discesa del PIL intorno alle due cifre, poco sopra il 10%, taluni arrivano fino al 12% contro una media europea che oscilla tra l'8 e il 9%. Il che non può che tradursi in una crescente difficoltà delle imprese, ed è ovvio che questa difficoltà avrà un maggior impatto su quelle che prima del Covid erano in difficoltà finanziaria ed erano classificate come credito deteriorato dal sistema bancario. Questa puntualizzazione sulla classificazione del credito deteriorato è assolutamente indispensabile per chiarire un punto. Il sistema bancario, a causa della pressione regolatoria delle autorità di vigilanza, che premono appunto per avere una diminuzione dello stock dei crediti deteriorati ormai da anni, in rapporto a quelli che sono il coacervo degli attivi creditizi della banca, fa sì che il sistema bancario di fatto non dia finanza aggiuntiva alle imprese in crisi. Le aiuta nei percorsi di ristrutturazione, cercando soluzioni che possano consentire una recovery del credito, ma non dà nuova finanza. E questo ovviamente è un elemento di grande difficoltà. Giustamente sono state varate molte misure di sostegno. Alle misure, diciamo, di carattere sistemico, intese come aiuti messi in campo dal governo,
attraverso prestiti garantiti, attraverso vari interventi, si sono aggiunti interventi mirati delle banche per determinate categorie, ma non per i crediti deteriorati, perché le misure sono andate soltanto sostanzialmente a favore delle imprese in bonis. Questo ha generato anche un paradosso, cioè un'impresa che stava percorrendo un percorso di ristrutturazione da qualche anno, perché magari ha fatto un concordato, per esempio, nel 2018 e lo stava rispettando, cioè stava facendo correttamente i compiti, assolvendo gli impegni che aveva assunto, quindi, tra virgolette, poteva essere considerata come un'impresa in bonis, ancorché ancora classificata come credito deteriorato dal sistema bancario. Si è trovata a dover interrompere a causa del Covid questo percorso di risanamento senza però poter usufruire di provvidenze. E questo chiaramente è un paradosso perché ha creato sostanzialmente anche tra le imprese performing delle imprese di, come dire, di serie A e imprese di serie B. Okay. Sì, questo effettivamente poi è il problema maggiore perché volevo proprio continuare su questo ragionamento anche con Massimiliano Bonamini, cioè pensando anche a quello che è stato fatto a livello governativo per le imprese in bonis, cioè quelle solvibili sostanzialmente, cioè il decreto liquidità, parliamo del decreto di cui si è parlato tantissimo, dispone di una proroga di 6 mesi per gli adempimenti dei concordati. Però, se sono emerse, perché poi mi deve rispondere lei, quali criticità sono emerse anche nell'ottenimento dei finanziamenti garantiti per le imprese in bonis? Perché poi a me verrebbe da sottolineare come i problemi, insomma, tra 6 mesi ci saranno ancora. Adesso poi, ripeto, le lancio questa sorta di provocazione che sembra negativa, ma per cercare di capire come superarla eventualmente. Sì, seguendo un po' quello che diceva anche il dottor Racca, gli UTP sono stati i grandi dimenticati in questi provvedimenti governativi che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Il riferimento al decreto liquidità sicuramente sono all'articolo 9 e all'articolo 10, laddove da una parte viene data una proroga di 6 mesi a tutti i concordati preventivi in corso di esecuzione e la stessa sorte viene lasciata agli accordi di ristrutturazione del debito. In aggiunta, sono state poi messe, data l'improcedibilità delle istanze di fallimento per un periodo abbastanza breve, tra il 9 marzo e il 30 giugno, comunque procedibili in alcune fattispecie, e poi, da ultimo, un tecnicismo, viene data la possibilità per coloro che avevano intrapreso un percorso di diciamo, tentativo di creazione di una domanda di concordato preventivo, gli viene data la possibilità di uscire da questa prospettiva tramite l'utilizzo di un piano di risanamento attestato e registrato, per cui hanno ufficializzato tra l'altro una prassi che poi veniva già fatta dagli operatori in passato. Parliamo tuttavia di gran poca cosa, perché come lei giustamente osservava, è un periodo, sì, è un periodo di moratoria di 6 mesi, ma qui le aziende, chi le vive sul campo tutti i giorni, hanno un disperato bisogno di liquidità. E purtroppo l'accesso al credito, soprattutto quelle possibilità di credito garantito agli UTP, è precluso perché la finanza garantita non può essere erogata agli UTP. Una precisazione, coloro che erano NPE al 29 di febbraio non possono accedere, ma non possono nemmeno accedere quelle imprese che erano considerate in difficoltà secondo la normativa europea al 31-12-2019, per cui tutte quelle imprese che avevano quegli indicatori debito PN del 7,5, EBITDA interessi inferiore a 1, cioè tutti quegli indicatori che potevano essere considerate aziende in crisi. Sì. Per cui diciamo, la prospettiva degli UTP in termini di financing oggi è molto complicata. Un brevissimo inciso per concludere sulla domanda che mi ha effettuato. Non è semplice neanche per le imprese in bonis, figuriamoci per le imprese UTP. Questo perché la norma, a mio parere, contiene una debolezza che è quella che lascia il merito creditizio al sistema bancario.
Pertanto, implicitamente si chiede oggi all'imprenditore di elaborare in termini Covid con diciamo un outlook di difficile previsione, gli viene richiesto di elaborare un business plan prospettico sul quale poi la banca dovrà esprimersi. Questo ha complicato enormemente l'erogazione anche della finanza garantita per le aziende in bonis. Le do alcuni dati al 30 giugno che magari possono essere utili. Il fondo di garanzia per PMI sopra i 30.000 euro sono stati fatti finanziamenti per soli 30 miliardi a 87.000 imprese. La situazione, poi, se andiamo su SACE, ovvero per i finanziamenti oltre i 5 milioni, sono stati fatti al 30 giugno 142 operazioni per soli 8 miliardi. Immaginiamoci la situazione degli UTP. No, infatti, assolutamente, per quello che prima anche dottor Racca, da cui torno, parlava proprio di imprese serie A e serie B, che poi possono sprofondare ancora di più in questa differenziazione, il che ovviamente non è per niente buono. Quindi, dottor Racca, insomma, sulla base anche di quello che diceva il suo collega, quali prospettive abbiamo, possiamo ipotizzare per il finanziamento delle imprese UTP? Sì, come abbiamo già detto, il sistema bancario non riesce a supportare con nuova finanza i debitori in difficoltà ove siano già classificati come credito deteriorato, perché, ribadisco, questo peggiora quegli indicatori che sono posti a presidio della, diciamo, della solidità dei bilanci bancari, ovvero l'NPE ratio, quindi il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti della banca. I target sono intorno al 6-7%. Purtroppo però per un'impresa in difficoltà, per un'impresa in crisi, non solo finanziaria, magari anche con una crisi di tipo industriale, anzi sovente con una crisi di tipo industriale, perché ricordiamoci sempre che uno dei mali del nostro sistema imprenditoriale è quello di essere caratterizzato da molte microimprese ove paragonate ai propri competitor europei. Ed è chiaro che la disponibilità di nuova finanza è un requisito indispensabile per accompagnare un processo di risanamento, che spesso richiede, per esempio, di riavviare il ciclo del circolante. Ben sappiamo che i fornitori normalmente forniscono un'impresa in crisi contro pagamento per contanti. Uno degli effetti di quando le cose vengono rimesse a posto è che riparte il credito di fornitura. Oppure in un processo di ristrutturazione, per esempio, può essere necessario sostenere degli investimenti per favorire il turnaround, ma queste risorse, che poi produrranno un effetto benefico nel tempo, non ci sono. Bisogna che qualcuno le trovi, le metta a disposizione, e purtroppo il sistema creditizio non è generalmente disponibile. Quindi intervengono, ci sono ovviamente finanziatori terzi che possono intervenire, normalmente con package garantuali adeguati, perché il profilo, il merito creditizio dell'impresa naturalmente è bassissimo, oppure utilizzano talvolta insieme appunto a package creditizi anche la cosiddetta prededuzione dei propri crediti, ovvero utilizzando uno degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quale la finanza prededucibile ex articolo 182 quinques della legge fallimentare, che è una novella del 2015 che pone le premesse per far sì che un soggetto che interviene in una situazione di crisi sia maggiormente tutelato. Il Finance, che è la società controllata dalla holding di cui sono amministratore delegato, per esempio, è un operatore specializzato nel finanziamento delle imprese in crisi con la formula del factoring. Quindi General Finance non è una banca, fa factoring, smobilizza i crediti commerciali ma anche verso la pubblica amministrazione, in questo modo aiutando le imprese in crisi a far ripartire il volano finanziario dell'impresa. Sì. Ovviamente stiamo parlando del mondo UTP, ovvero dove l'impresa è in continuità e quindi dove ha ancora dei clienti e quindi delle fatture da smobilizzare, evidentemente. Assolutamente sì. Dottor Bonamini, prima noi abbiamo citato il decreto legge liquidità per capire anche che cosa hanno a disposizione appunto le imprese, magari a partire da altre
da altre possibilità messe a disposizione da provvedimenti proprio che arrivano dal governo. Cerchiamo di capire qual è l'esperienza ad oggi del financing su file UTP. Ma sì, allora l'esperienza ad oggi, fino ad oggi sui file UTP e magari una ragionevole evoluzione nei prossimi mesi, è quello un po' che diceva il dottor Racca, ovvero in grande sostanza oggi è molto difficile, a meno che non ci siano istituti bancari al tavolo in un processo di ristrutturazione fortemente interessate alla continuità aziendale dell'azienda, è molto difficile per un'azienda UTP reperire financing. Ci sono alcune istituzioni come General Finance specializzate che poi offrono alcune soluzioni, ma comunque sono soluzioni molto limitate a livello italiano e comunque per mia esperienza il financing in una società UTP è sempre difficile da reperire. Ora, prospetticamente, a mio parere si apriranno un paio di scenari. Da una parte vedremo gli UTP che erano già UTP prima ante Covid, questi bisognerà capire, chiaramente molti di questi, pur se avevano dei piani performanti, magari avevano delle linee concesse nell'ambito di questi piani performanti, sicuramente vedranno un peggioramento, sforeranno tutti i piani e qui bisognerà vedere se gli interlocutori, i creditori, crederanno in un nuovo processo di ristrutturazione o meno, perché se non vi crederanno, io credo che anche gli UTP che avevano accesso al credito anticipatamente gli verrà interrotto con esiti probabilmente non banali. Poi ci sarà, secondo me, e qui in pochi si sono interrogati su questo quesito, ci saranno ovviamente i nuovi UTP, leggiamo ogni giorno, basta aprire un giornale economico e vediamo delle previsioni infauste sul numero di nuovi UTP che arriveranno nei libri degli istituti finanziari. Ecco, qui se questi nuovi UTP saranno degli UTP che avevano ottenuto una finanza garantita, SACE o medio credito, secondo me non è banale l'aspetto che questa finanza, nel momento in cui diciamo escutessero SACE o MCC, verrebbero intitolate di un privilegio speciale, pertanto la società avrebbero pertanto una garanzia di primo grado sulla società. Questo, a mio parere, rende di grande difficoltà per chiunque voglia entrare in quella società e quindi dare nuovo financing il fatto che vi sia una garanzia statale escussa con un privilegio generale, rende di grande difficoltà. Pertanto io credo che ci saranno questi due temi sui quali spero che il mercato finanziario riuscirà a trovare delle soluzioni innovative. Ok, perfetto. Allora adesso vi farò la stessa domanda che ci porterà alle conclusioni, quindi vi chiedo insomma un po' di sintesi, ma toccando quelli che sono i punti fondamentali, anche che facciano un po' da collante rispetto a tutte le questioni che abbiamo affrontato. Insomma, come evolveranno, quindi guardiamo sempre al futuro, le strategie delle banche proprio parlando del mondo UTP? Sì, partiamo proprio, esatto, sì, Racca, prego. Partirei da sottolineare che la pressione regolatoria a cui facevo cenno prima delle autorità di vigilanza in questi anni ha portato un significativo alleggerimento del peso dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e questo è avvenuto particolarmente nel mondo delle sofferenze, cioè il peggior status del credito, attraverso cessioni massive con operazioni di vario genere, anche con costituzioni di piattaforme, mentre invece sugli UTP la discesa è stata molto molto più lenta. Si è privilegiato il mondo delle sofferenze perché lì sono imprese sostanzialmente morte, quindi prevale una logica di cosiddetta collection, cioè di recupero forzoso del credito. È chiaro che la nuova ondata di UTP che ci aspettiamo e anche di sofferenze evidentemente conseguenti alla dinamica recessiva non credo che modificherà il trend di queste dinamiche, sicuramente non modificherà la pressione regolatoria nel senso di tutelare la solidità dei bilanci bancari. Io credo, forte anche dell'esperienza bancaria che ha caratterizzato
gli anni precedenti la mia esperienza nel gruppo General Finance, credo che le banche rafforzeranno ulteriormente i presidi di analisi e gestione dei crediti deteriorati per individuare quali sono le migliori strategie di gestione dei crediti deteriorati per portafogli, clusterizzando in modo da trovare le soluzioni più corrette, perché ovviamente i crediti sono molto diversi, parliamo dai crediti verso persone fisiche, crediti verso imprese, crediti garantiti, crediti non garantiti, e a fronte di un'adeguata clusterizzazione ci saranno poi dopo le misure, le strategie da mettere in campo, ivi incluso il ricorso a cessioni oppure a affidamento in gestione esterna delle posizioni a soggetti specializzati, anche eventualmente tramite l'utilizzo di piattaforme esterne specializzate nel turnaround delle imprese in crisi. Mm-hmm. Ok. Credo sì, che sì. Per gli UTP, che ricordiamolo, sono imprese in crisi ma vive, varrà la pena di continuare ad individuare soluzioni dedicate per cluster di portafoglio, mentre per le sofferenze vale la regola della collection. Ok, perfetto. Dottor Bonamini, a lei stessa domanda, stessa conclusione. Sì, allora il trend che mi attendo in futuro è sicuramente, diciamo, due elementi di riferimento. Da una parte la nuova normativa alle quali dovranno sottoporsi le banche in vigore dal 2021, più stringente sulla classificazione del past due, ricordo 1% di finanziamento non pagato nei 90 giorni. E poi il documento di Banca Italia, Consob e IVASS, che prevede finalmente norma la cessione pro soluto degli UTP a fondi terzi. Ora, questo a mio parere sarà il futuro, ovvero io credo che le banche andranno sempre più verso una vendita pro soluto degli UTP, per cui andando sul derecognition e il consolidamento del fondo, e quindi si creeranno un trend che stiamo già vedendo oggi, si creeranno dei fondi specializzati per settore, che spero saranno dotati di ottime capacità finanziarie, e quindi saranno loro a sopperire ed a fornire la finanza alle aziende, ovviamente magari insieme ad altri partner specializzati, e quindi creandosi delle realtà settoriali verranno favorite, spero, delle aggregazioni tra le varie aziende per raggiungere quelle masse critiche e superare un po' la debolezza del sistema italiano economico, ovvero il sottodimensionamento delle aziende. Ok. Bene, allora bene, nel senso che ci auguriamo, insomma, che in qualche modo davvero venga messo il terreno giusto, venga seminato bene il terreno per poter ripartire alla grande, insomma è quello che stiamo cercando di capire, e tra poco peraltro ci concentreremo proprio nel dettaglio con il nostro focus sugli UTP, quindi capire veramente in quanto tempo potremo anche risolvere tutti questi quesiti ci siamo posti fino a questo istante. Grazie quindi a Massimiliano Bonamini, Managing Partner, Studio Bonamini & Partners. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a naturalmente a Massimo Racca, CEO del gruppo General Holding. Ricordiamo che controlla General Finance, società di factoring specializzata nel finanziamento delle imprese in crisi, quello di cui stiamo proprio parlando. Grazie per il vostro, per i vostri consigli e le vostre riflessioni. Tra poco la tavola rotonda conclusiva di questo main event, appunto quella che farà luce davvero sul mondo degli UTP, e quindi faremo un recap generale. Vi aspetto qui sulle fonti TV.